ufficiale, lunedì riapre quasi tutto. Dopo ore di incertezze, il governo ha dato il via libera. Addio all'autocertificazione all'interno delle regioni. La prima domenica di quasi normalità. Tanta gente sul litorale per un fine settimana all'insegna della voglia di riconquistare spazi e libertà. No all'aumento di spazi per il suolo pubblico. Palazzo Orsetti ha dato il via alle concessioni a canone zero, ma con le stesse procedure e regole del 2019. Le Mura Lucca pensa al futuro e al mercato. In biancorosso rimarrà Giovanna Smorto, mentre approderà da Palermo la guardia Francesca Russo. Ben trovate a questa edizione del TG Noi. Dunque ci siamo, tra poche ore la riapertura di moltissime attività, anche se molte probabilmente non riapriranno a causa del breve tempo che è intercorso tra le decisioni e i giorni di apertura. Andiamo un po' a ripercorrere però quello che sarà possibile fare appunto da lunedì 18 e quello che invece è stato ancora rimandato alle settimane successive. Lunedì inizia ufficialmente la seconda parte della fase 2 dell'emergenza Covid-19, ovvero la riapertura di pressoché tutte le attività fino ad ora chiuse o riaperte con restrizioni. Dal 18 maggio potranno riaprire i negozi, i servizi di cura alla persona, i bar, i ristoranti, gli stabilimenti balneari, gli uffici pubblici e i musei. Tutto questo a condizione però che le regioni accertino che la curva epidemiologica sia sotto controllo. Inoltre ci si potrà muovere liberamente all'interno della propria regione senza l'obbligo di compilare l'autocertificazione, salvo disposizioni più restrittive per aree specifiche in cui sarà rilevato un maggiore rischio di contagio, e si potrà incontrare chiunque si voglia, non solamente i cosiddetti congiunti. Saranno anche riaperte ai fedeli le funzioni religiose, seguendo i regolamenti approvati dal governo nelle scorse settimane. A tutto questo seguirà, la settimana successiva, quella del 25 maggio, la riapertura di palestre, piscine e centri sportivi, ovviamente con tutti gli obblighi di sanificazione e rispetto delle distanze inseriti nelle linee guida del governo alle regioni. Se tutto questo non creerà impennate nella curva epidemiologica, per il 15 giugno sono previste anche le riaperture di cinema, teatri e campi estivi per i bambini. Dal 3 giugno potrebbe tornare possibile spostarsi liberamente tra regioni diverse, ma dovrà essere valutato e dipenderà da nuovi dati sull'epidemia. Verranno anche riaperte le frontiere e sarà consentito l'ingresso in Italia di cittadini provenienti dall'Unione Europea senza l'obbligo dei 14 giorni di quarantena. Continueranno invece ad essere vietati gli assembramenti in luoghi pubblici e resteranno tutte le disposizioni di isolamento per i positivi ai tamponi e per i loro familiari. Una grossa responsabilità dell'andamento di questa fase ricadrà sulle regioni e sui sindaci, come confermato anche dal Premier Conte in conferenza stampa, a cui spetterà il compito di monitorare l'andamento del contagio in maniera tempestiva per poter effettuare restrizioni nel caso di una nuova ascesa della curva. Un rischio calcolato, lo ha definito Conte, che potrà essere affrontato solo con l'impegno di tutti a proseguire con le pratiche di distanziamento sociale e di uso di mascherine dove è previsto. E andiamo appunto a vedere come è l'andamento della curva epidemiologica. Guardiamo il bollettino della Regione Toscana, perché in regione sono 35 nuovi casi positivi, 13 sono emersi a seguito degli esami sierologici predisposti appunto dalla regione. Su tutto il territorio sono 5 decessi e 171 le guarigioni, di cui 188 quelle virali. In provincia di Lucca sono 10 in più rispetto alle 24 ore precedenti i tamponi positivi, e purtroppo c'è da registrare un nuovo decesso, una donna di 62 anni di Pietrasanta. Dalla parte delle buone notizie invece c'è il calo dei ricoveri in terapia Covid, sono 281, 20 in meno rispetto a ieri. Salgono invece purtroppo di un'unità quelle in terapia intensiva, che diventano così 67. E con l'apertura programmata delle varie attività, le ultime che apriranno, se la curva epidemiologica lo consentirà, saranno quelle dei teatri, dei cinema e degli spettacoli, una situazione che crea non poche preoccupazioni agli addetti ai lavori.
Spettacoli, eventi e concerti rimangono anche nella fase 2bis i grandi esclusi dal tema della ripartenza dopo il coronavirus, perché sono anche i più difficili da riorganizzare. Si dovrà attendere il 15 giugno per vedere di nuovo teatri e cinema aperti, ma per chi fa l'artista il sipario abbassato per l'emergenza significa niente lavoro. Dietro le quinte c'è un mondo inesauribile fatto di tecnici, sarte, macchinisti, comparse che non sanno quando potranno tornare in pista se si devono rispettare le distanze. Da oltre 2 mesi sono completamente fermi e in un settore dominato dal lavoro nero per molti è impossibile anche accedere ai sussidi statali. Il settore, secondo i protagonisti delle emozioni dal vivo, ha necessità di ottenere aiuti concreti e di ripartire al più presto. Soprattutto, questo l'appello dell'attrice Martina Benedetti, è importante che le persone dopo questo duro periodo riscoprano il piacere di andare a teatro. Mi auguro che la prevista riapertura dei teatri sia un fatto reale, non fittizio, nel senso che il pubblico, dopo questo grande trauma, abbia voglia di tornare a vederci. Al governo ricordo che noi teatranti mangiamo, paghiamo le tasse, paghiamo le bollette come tutti quanti e soprattutto portiamo avanti cultura, arte, poesia, che è il bello dell'Italia. Perciò che non ci tratti da invisibili, perché non lo siamo. Se non si investe nella cultura, secondo l'attrice lucchese Giulia Perelli, non si può parlare di ripartenza nel vero senso del termine. La stessa filiera del turismo dipende fortemente dal mondo della cultura e dell'arte, che se continua a rimanere fermo produrrà danni ulteriori al sistema economico che da lunedì si prova a far ripartire. Questo momento ha messo alla luce un problema che già c'era, che è quello che l'Italia investe poco nella sua arte, ha poca cura dei suoi artisti viventi, soprattutto i viventi. Questo sembra incredibile perché l'Italia è conosciuta soprattutto per la sua arte e l'arte è una delle sue più grandi risorse, anche a livello economico. Basta pensare al turismo che c'è dietro e grazie all'arte visiva o a un evento artistico, alla quantità di lavoratori che affiancano gli artisti in uno spettacolo dal vivo, che lavorano per la realizzazione di un film, sia proprio in termini di valori immateriali che l'arte crea. L'arte si occupa di senso. E io credo che oggi abbiamo molto bisogno di significati, di aiutarci a pensare, a porci delle domande, proprio per avere nuove idee, nuovi ideali. Quindi spero che l'Italia adotti misure più europee. Il Comune di Lucca ha deciso di lasciare invariati gli spazi per il suolo pubblico ai locali in centro storico, una decisione che l'assessore Mercanti aveva in qualche maniera anticipato nei giorni scorsi. Il Comune di Lucca mette definitivamente la parola fine all'ipotesi di un aumento della disponibilità del suolo pubblico per i locali che già hanno uno spazio a disposizione. È stata infatti firmata dal dirigente competente la determina in base alla quale sarà possibile dal lunedì 18 il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico così come furono rilasciate nel 2019. Quindi stesse procedure e stesse regole ad eccezione dell'azzeramento del canone. Una decisione che era stata in qualche modo anticipata dall'assessore al commercio Valentina Mercanti attraverso i nostri microfoni, ma che Confcommercio era tornata a richiedere per recuperare gli spazi persi all'interno dei locali a causa delle regole di distanziamento tra i tavoli. Ma l'assessore era stata abbastanza chiara. Un provvedimento del genere avrebbe penalizzato troppo tutti quegli esercizi che non hanno la possibilità di usufruire del suolo pubblico. E veniamo adesso a una bella iniziativa lanciata dall'ex sindaco di Careggine Mario Puppa per rilanciare in qualche maniera il commercio di vicinato. L'occasione è quella di farsi dei regali per il termine del lockdown. Il suo post su Facebook ha ottenuto oltre 10.000 visualizzazioni e moltissime condivisioni anche da parte di testate giornalistiche. Per la fase 2 e la fase 3, Mario Puppa, per 15 anni sindaco di Careggine, attuale assessore del comune montano della Garfagnana, ha lanciato l'idea di fare dei regali ad amici e parenti che magari non vediamo da tempo, da comprare ognuno nei negozi della zona dove abita. Un segnale importante che rafforza l'amicizia e soprattutto viene in aiuto dei piccoli esercizi commerciali che sono stati fra i più colpiti dalle restrizioni legate al contrasto al Covid-19.
Questa crisi non ha colpito tutti alla stessa maniera, ci sono persone che hanno sofferto molto di più, soprattutto coloro che hanno perso i propri cari, quelli che hanno dovuto combattere contro la malattia, chi ha perso il lavoro, chi ha chiuso il negozio. Credo che chi ha subito meno da questa crisi, quelli che sono stati feriti meno e che ora possono uscire finalmente dalle loro case per abbracciare i congiunti e per incontrare gli amici, devono festeggiare. Siamo stati chiusi in casa per Pasqua, siamo stati chiusi in casa per il 1° maggio, per il 25 aprile. Insomma, riuscendo dobbiamo capire, dobbiamo essere in grado di fare un gesto soprattutto verso coloro che il 18 lunedì riapriranno la propria bottega, il proprio negozio. Dietro a quelle vetrine ci sono uomini e donne che con coraggio e con determinazione ritirano sulla saracinesca. Ecco, il mio è stato un invito affinché questa festa avesse, diciamo, anche un simbolo, si facesse un regalo alle persone care comprando proprio nel negozio di vicinato, nella bottega del quartiere, nella piccola bottega di paese. Un gesto assolutamente simbolico che non ha nessun tipo di pretesa, insomma, in questo momento, perché nelle botteghe di paese, nei piccoli negozi, evitando l'online, deve essere un principio da seguire sempre, che sta a riscosso successo. È un gesto assolutamente, voglio dire, d'amore, ma è un gesto concreto che aiuta chi deve ripartire. Cambiamo totalmente argomento, occupiamoci di botanica e soprattutto dei prodotti dell'orto. Parliamo in questo caso di zucchine. In più occasioni abbiamo ricordato quanto sia importante per la nostra alimentazione mangiare prodotti di stagione, meglio ancora se prodotti nel nostro territorio. La primavera in tal senso è una delle stagioni più interessanti dal punto di vista degli ortaggi e tra i primi prodotti dell'orto ci sono le zucchine, che nella piana lucchese hanno una lunghissima e consolidata tradizione di buona produzione. Per raccontare questo prodotto di stagione siamo andati nell'azienda agricola Villa Pierotti Bagneschi nella zona di Guamo a Capannori, dove ogni mattina ci si sveglia molto presto per raccogliere zucchine, ma soprattutto questi meravigliosi fiori che, se colti al mattino, sono ancora aperti e quindi anche più belli da vedere. La nostra giornata inizia la mattina presto, come vedete le zucchine sono appena raccolte, ci svegliamo all'alba e queste zucchine hanno una destinazione molto vicina, breve. Facciamo le vendite dirette ai mercati contadini o vendite dirette il martedì, il mercoledì, il martedì a San Concordio, il mercoledì a Capannori, il giovedì a San Vito e il sabato a Maglia. Le consegne a domicilio e le vendite in azienda. Queste zucchine sono state piantate a marzo, la varietà è Altea, la caratteristica ha un fiore spettacolare. Siamo in piena produzione che andremo fino a fine giugno. E è una delle varietà classiche che ha il colore molto chiaro e il fiore molto grande e aperto. Dunque, nel periodo di primavera fino ad estate inoltrata, tra i prodotti di stagione più apprezzati e coltivati nella nostra provincia ci sono anche le zucchine, con i loro fiori che ci ricordano il sole e la bella stagione. Andiamo adesso allo sport, occupiamoci di basket femminile perché Jessam Gas Lemura non è stato con le mani in mano e si è mosso ovviamente sul mercato. È tempo dei primi annunci in casa basket Jessam Gas Lemura Lucca in vista della stagione 2020-2021. Dopo l'estensione del contratto che legherà Francesco Iurlaro al club biancorosso sino al 2024, la società del presidente Rodolfo Cavallo ha annunciato altri due tasselli nella costruzione del roster che verrà. Giovanna Elena Smorto vestirà la casacca biancorossa anche nel prossimo campionato, l'11° di fila in A1 per Lucca. Una conferma importante è quella della classe 99, autrice di una stagione positiva, essendo diventata un'arma tattica fondamentale nei meccanismi lucchesi. Insieme ad Alessandra Orsili e Silvia Pastrello, la cui riabilitazione sta procedendo nel migliore dei modi, il rinnovo di Smorto testimonia il proseguimento di un progetto tecnico che prevede, come nello scorso campionato, l'abbinamento tra linea verde e cestista di esperienza. Il basket Lemura Lucca ha annunciato inoltre di aver perfezionato l'accordo con la guardia Francesca Romana Russo, che nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia di Palermo.
classe 96, la cestista viterbese rappresenta una pedina molto duttile, in grado di ricoprire più ruoli nel quintetto biancorosso. Per la neo biancorossa, presente pure nel giro della nazionale italiana 3x3, Lucca sarà la terza tappa del suo cammino in A1, dopo Battipaglia e appunto Palermo, con cui colse la promozione nella massima serie nell'annata 2018-2019. Veniamo adesso alle notizie di Viareggio e della Versilia, perché questo weekend è stato il primo di quasi normalità. Tantissime persone in giro, complice il bel tempo e anche alcune adozioni da parte dell'amministrazione comunale per facilitare gli spostamenti delle persone. Tanta gente a passeggiare, correre e pedalare non si era mai vista. È stata una domenica piacevolmente inedita, quella appena trascorsa in Versilia. Il clima decisamente estivo e l'avvicinarsi definitivo della fine del lockdown hanno fatto tornare la voglia di vivere. Le immagini parlano da sole. Il Viale dei Tigli a Viareggio, che il sindaco ha chiuso al traffico e così sarà anche nel prossimo weekend, proprio per favorire in questa fase di risveglio la mobilità dolce e il contatto con la natura, è stato preso letteralmente d'assalto da pedoni e biciclette. La maggior parte delle persone è ordinata, rispettosa e responsabile. Una domenica caratterizzata anche dall'invasione, si fa per dire, dei ciclisti che sono tornati ad allenarsi ovunque sulle strade. È l'ultimo giorno con i negozi chiusi, ma la passeggiata ha già iniziato a ripopolarsi. Sono gli anziani i più desiderosi di tornare a socializzare e in qualche caso le forze dell'ordine sono intervenute per ripristinare le giuste distanze. Poco più in là, a Marina di Pietrasanta, il luogo più gettonato è la spiaggia, dove si vedono anche i primi tuffi. I bambini, dopo un lungo isolamento nel quale il quarto d'ora nel cortile di casa è stato l'unico svago concesso, tornano a gioire e a giocare all'aperto, sia pure con cautela. In tanti anche a Forte dei Marmi per la passeggiata esclusiva. Con la mascherina e tutte le precauzioni del caso, quella che vediamo è, dopo tanto tempo, la prima domenica di quasi libertà. Si rigenerano le forze, ci si riappropria di sé e del proprio tempo libero. Da domani si torna in pista. E la nautica non è intenzionata a fermarsi, è stato in qualche maniera confermato l'appuntamento con la fiera di Iare, sentiamo. La fiera internazionale del business con i grandi della nautica si farà. Non ci sono dubbi sul decennale di Iare, che anzi sarà un'occasione per svoltare in chiave innovativa. L'evento, tra i più attesi a livello mondiale nel settore dello yachting e del refit, la riparazione delle imbarcazioni, rinviato quest'anno da marzo a novembre a causa dell'emergenza, dovrà affrontare un duro banco di prova, quello di favorire l'opportunità di business in una fase di convivenza con il coronavirus. L'obiettivo per questa edizione speciale, annuncia Pietro Angelini, direttore generale di Navigo, società che organizza e promuove l'evento, è quello di rilanciare la manifestazione investendo ancora di più sulla progettualità. Iare 2020 si farà 4-6 novembre, anzi è un evento importante per il nostro settore, si farà in un momento ovviamente complicato, però che avvia una nuova stagione e voglio dire anche una nuova era, e per stagione intendo ovviamente quella della riparazione, quella della parte invernale. Per noi Iare è un evento che ha sempre portato delle innovazioni, penso che sia stato uno dei primi eventi che ha introdotto il B2B con piattaforme, e in questo caso quindi digitali, in questo caso ovviamente non mancherà per noi lo spunto di evolvere il tema digitale, l'ibrido, il cercare di portare ancora una volta un'innovazione nel settore, come abbiamo fatto anche in precedenza. Saranno anche quest'anno oltre 100 i comandanti che arriveranno in città da tutto il mondo, ma ci sarà molta più attenzione nella gestione degli incontri con le imprese. Si punta a conservare i numeri e le opportunità di business degli anni passati. In 9 edizioni sono stati ospitati 800 comandanti, 1300 imprese per 11.000 incontri. Iare, a differenza degli altri eventi, è un evento che punta alla selezione, ha sempre puntato a una selezione. Considerate che i comandanti e le imprese si scelgono anche 10 giorni prima, e in questo caso è evidente che questa selezione sarà fatta
ancora più accuratamente e con un principio di sicurezza. Il tutto ci porta a pensare e a vedere ancora una volta, anche in questo evento, come l'innovazione possa essere davvero una chiave per guardare in avanti con prospettiva e futuro. E a Viareggio ha aperto una libreria particolare perché raccoglie soltanto volumi scritti da autrici e autori viareggini o a proposito della città. Nella faticosa conquista di una ritrovata normalità, anche la cultura può dare il suo contributo. Prende il via da lunedì 18 maggio, presso Tutto Coppe in Via Verdi a Viareggio, un progetto culturale che ha come primo passo l'apertura di un luogo dove si possono trovare tutti i libri delle edizioni L'Ancora, i Delfini Book, pubblicati in questi mesi nelle quattro collane dirette da Umberto Guidi, Giampaolo Ghilarducci, Renato Girard e Andrea Genovali. L'apertura della libreria, dedicata alla storia e ai personaggi della città di Viareggio, coincide con l'uscita del libro di Andrea Genovali, illustrato da Beppe Bertuccelli, dedicato alle giornate rosse della città, di cui in questo mese, di maggio, cade il centenario. Ampliamo il discorso, ma tutto soprattutto vorrei ribadire legato a Viareggio. Viareggio e la sua storia e quelle che sono le caratteristiche di Viareggio, quindi la balneazione, il carnevale, le gambe di Viareggio sono queste, quindi noi cercheremo nel continuare questa divulgazione partendo appunto da queste basi. Da tempo l'editrice L'Ancora ha realizzato una serie di saggi e rievocazioni che vogliono contribuire alla riscoperta della storia locale, nella convinzione che il futuro di Viareggio possa essere progettato solo se si hanno chiare le radici e le vicende passate che ci hanno condotto fin qui. Si chiude qua la seconda parte del TG Noi, tra poco la terza parte con la rubrica degli auguri.